Le sue frazioni adagiate alla pianura rappresenta l'ultima propaggine di storia e civiltà parmense che arriva sino al Po. Avvicinandosi con rispetto e leggerezza, si avverte la presenza di un'atmosfera importante, dove il tempo sembra essersi fermato e dove le costruzioni, ancora oggi, si lasciano attraversare dalla natura, che gentilmente dalla periferia si prolunga sino al centro. E poi nobile. Confine, eleganza, memore di un illustre passato settecentesco, si mostra alla Reggia, da poco ritornata alla sua originaria dignità e bellezza, grazie a coraggiosi interventi di ripristino. Sembrano ormai inimmaginabili gli anni di decadenza durante i quali lo storico edificio è stato spogliato dei suoi contenuti ed adibito ad usi impropri, al servizio dell'ospedale psichiatrico e dei colornesi che lo hanno abitato in ogni sua parte. Agli inizi degli anni Ottanta, l'amministrazione provinciale di Parma, ente proprietario, ha dato vita ad un complesso di opere che fino a quel momento erano considerate come un irraggiungibile miraggio. Così, nell'arco di un decennio, sono state consolidate le fondamenta della Reggia verso il torrente Parma e ripristinate tutte le facciate, comprese le quattro torri, con un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di lire. Nel 1991 la provincia di Parma metteva mano al cortile interno che versava in cattive condizioni nell'intonaco, decorazioni e serramenti, mentre parallelamente partivano i lavori per il recupero del sottotetto con la creazione di nuovi ambienti di pubblico servizio. Nel 1995, in preparazione dell'allestimento di mostre internazionali come quella delle collezioni farnesiane, le sale del piano nobile venivano dotate di tutti gli impianti. L'impegno dell'amministrazione provinciale di Parma è stato costante nel tempo e recentemente ha portato alla demolizione di superfetazioni manicomiali con l'abbattimento di diverse pareti. Questo ha consentito di recuperare altri cortili interni e di riscoprire inediti percorsi a cannocchiale che collegano tutte le strutture nobili a partire da Via Roma, dove si trova la chiesa di San Liborio, sino a Piazza Garibaldi. Solo in ordine di tempo, nel 1999 sono state le opere per il restauro del giardino storico della Reggia di Colonna. Un lungo e dotto studio ha preso in esame la sua storia e le sorprendenti vicissitudini attraversate nell'ultimo secolo. Oggi la Reggia di Colonna è uno scrigno di raffinata bellezza, gusto ed armonia che restituisce al paese l'appellativo di bersaglio dei duchi di Parma. Il primo giardino di Colorno venne creato verso la metà del 1400 ad opera di Roberto Sanseverino. Una pianta della città di Parma del XVI secolo disegnata a volo d'uccello mostra tutto il territorio parmense ed il particolare della Rocca di Colorno con il fossato circostante, una torre circolare ed il mastio centrale verso il giardino.
All'epoca dell'illuminata sovrana Barbara Sanseverino, si può notare che il giardino era composto da 4 riquadri e circondato da peschiere. Un ponte sopra una di queste conduceva ad un labirinto realizzato con piante di rose. Dopo la decapitazione di Barbara Sanseverino, che avvenne a Parma il 19 maggio 1612 in seguito alla condanna per una presunta congiura, tutto il patrimonio di Colorno passò alla famiglia Farnese. A metà del 1600, Ranuccio II Farnese cominciava ad interessarsi del territorio nel quale si intratteneva per alcuni soggiorni. La sua prima moglie, Margherita Violante di Savoia, da provetta cacciatrice, favorì il primo impulso per la sistemazione del giardino e della reggia, che continuarono anche dopo la sua prematura morte e le seconde nozze di Ranuccio Farnese con Isabella d'Este. Nel 1672 vennero create 2 gallerie di vegetazione con 66 colonne di marmo munite di capitello, poste ai lati del parterre, che costituirono una delle principali attrattive del giardino. Di esse oggi ne rimane una sola ed in una posizione completamente diversa, al centro di un piccolo giardinetto che era al servizio dell'ospedale psichiatrico. Tutte le restanti colonne vennero rimosse nell'Ottocento sotto il governo di Maria Luigia nell'edificio denominato La Prolunga, nel Casino dei Boschi, ove ancora oggi possono essere viste. Sempre nel 1672 avvennero i lavori di rialzo di una parte del giardino per evitare le frequenti inondazioni. Nacquero in quel periodo le prime opere architettoniche e naturalistiche con la creazione di teatri d'acqua e suggestivi percorsi a dislivello nel versione di giardino alto all'italiana e giardino basso alla francese, che si apriva a tridente verso la campagna sino al bosco di Mazzabue, era ormai già stata avviata. Nei primi anni del 1700, all'epoca del Ducato di Francesco Farnese, oltre ai giardinieri francesi, operò a Colorno Ferdinando Galli Bibiena, che curò anche diversi interventi sulla reggia. Seguendo il modello di Versailles, vennero costruite arabescate aiuole e spettacolari fontane. Sempre di quegli anni, allo sbocco dei canali Lorno e Galasso, nella Parma, è l'edificazione di una torre munita di macchine per il sollevamento delle acque che doveva servire per alimentare le numerose fontane. Al presente la torre è priva di ogni dispositivo e conserva ancora le tracce dei colpi di bombarda esplosi nella battaglia tra le truppe austriache e franco-sarde, documentata da un'acquaforte acquerellata su carta datata 4 giugno 1734 con la disposizione degli eserciti. Per riparare dall'inverno i vasi di agrumi che ornavano il giardino ducale, tra il 1711 ed il 1712 venne fatto costruire da Francesco Farnese l'edificio Aranciaia, dotato di 2 piani, rampa di accesso per consentire la salita dei cavalli e delle slitte e originali arcate ogivali munite di fori di alleggerimento. L'Aranciaia ai giorni nostri è in fase di restauro grazie all'intervento del Comune di Colorno e rappresenta la sede stabile del Museo Etnografico proprietà della Proloco. Nel settembre del 1711 iniziarono i lavori per montare la fontana del Ratto di Proserpine, alla quale collaborarono più scultori come... La fontana ebbe un destino curioso. Dopo l'unità d'Italia fu smontata e comprata dalla famiglia Marchi di Parma, che in seguito la vendette ad un barone inglese. Ferdinand de Rothschild, da buon intenditore, la collocò nel giardino del suo castello e lì a Waddesdon Manor, a 70 km a nord di Londra, sebbene ricomposta in modo diverso dalle origini, la si può ancora ammirare. Singolare fu pure la storia della Fontana della Parma, detta anche del Trianon, perché sul tipo di quella di Versailles, i cui lavori iniziarono nel 1712 e si protrassero per 7 anni. La Fontana del Trianon inizialmente era adorna di statue che rappresentavano il Taro e la Parma, le 4 stagioni, la pittura e la scultura.
Poiché ritenuta pericolosa per gli ammalati dell'ospedale psichiatrico, venne demolita con la collaborazione degli stessi nel 1882. In seguito la fontana venne ceduta al comune di Parma e riedificata sull'isolotto del laghetto nel giardino pubblico. Tra le meraviglie ora non più visibili del giardino ducale di Colorno figurava pure la Grotta Incantata, una coisita d'acqua con statue in movimento ed era riprodotto il canto degli uccelli. Di tutte queste opere oggi nel giardino di Colorno rimane ben poco. Della fontana del Ratto di Proserpina solamente il perimetro murario affiorato nel bacino del laghetto prosciugato. Della Grotta Incantata, alcune pietre calcaree che ne ricoprivano le pareti interne. Unica statua superstite è quella di Diana Cacciatrice con un cane, un tempo collocata all'estremità del bosco in località Mazzabue ed oggi custodita sotto il porticato del cortile della Reggia. Singolare la scoperta che la statua oggi conservata è notevolmente diversa da quella riprodotta in documenti dell'epoca, evidenziando il fatto che nel giardino settecentesco probabilmente esistevano più sculture dedicate a Diana. Una visione completa delle meraviglie architettoniche e naturali è stata riprodotta in una serie di incisioni riconducibili al 1726, nota come Delizie Farnesiane, nella quale appaiono pure numerosi viali, siepi, fontane e l'anfiteatro degli agrumi con balaustra e statue di Greco Scalpello. La decadenza del giardino di Colorno iniziò con la morte di Francesco Farnese e si accentuò in seguito alla già ricordata battaglia del 1734. Altri danni vennero inflitti quando alcune statue di carbone si pose il problema del restauro del giardino e del suo ampliamento ben documentato da planimetrie d'epoca. Vennero così assunti François Anquetil, detto Delisle, primo giardiniere di Sua Altezza Reale, direttore dei giardini e orti di Colorno, e lo scultore Jean-Baptiste Boudin per il restauro di alcune statue. E Nemon Alexandre Petitot, che qui vediamo in un ironico autoritratto travestito da gran sacerdote con finta barba e moderni occhiali quadrati, nel 1753 venne nominato architetto di corte e chiamato ad eseguire numerose opere. Progettò la veneria, determinò modifiche alla reggia, al suo scalone e portò a termine la sistemazione del giardino già iniziata dal Delisle. Di questo periodo esistono planimetrie e disegni a colori riproducenti alcuni particolari ed importanti avvenimenti. L'allestimento del carro allegorico di Nettuno, disegnato da Antonio Bresciani per la festa colornese del 1767. Il lancio di un pallone aerostatico, ricordato in un disegno a matita ad acquerello del Petitot. E i fuochi d'artificio, avvenuti a Colorno il 19 luglio del 1769 per festeggiare l'arrivo di Maria Amalia, arciduchessa d'Austria, sposa di Don Ferdinando di Borbone, che ritratta in veste di Diana Cacciatrice. Un'ampia visione topografica di tutto il territorio della Villa Reale di Colorno è stata disegnata da Giuseppe Abbati nel 1768 in occasione della rinnovazione del catasto a norma del decreto della Illustrissima Congregazione sovra i comuni di tutto lo Stato di Parma. L'opera, tavole ad inchiostro di grandi dimensioni, comprende i nomi dei proprietari dei terreni rilevati. La trasformazione del giardino allo stato attuale venne effettuata per volere di Maria Luigia fra il 1816 ed il 1820 ed affidata al botanico Carlo Barvizius, che ne era stato nominato direttore.
La creazione del romantico giardino all'inglese, con prato, montagnone, piccoli canali con acqua e boschetti popolati da animali, richiedendo minor manutenzione, probabilmente fu anche dovuta a motivi di carattere economico. La presenza di specie vegetali era particolarmente ricca. Ancora oggi si conserva un completo catalogo delle piante pubblicato da Barbizius nel 1825. Dopo l'unità d'Italia, il governo vendette il giardino e la reggia, ormai del tutto priva di ogni arredo, alla provincia per la somma di 100.000 lire. Il XX secolo segnò per tutto il patrimonio un periodo di triste abbandono in balia della espansione del manicomio provinciale, ma drammaticamente culminato con i bombardamenti e gli incendi della Seconda Guerra Mondiale. Meritano di essere ricordati alcuni episodi significativi dei quali rimangono tracce fotografiche. Mi pare 79, 1979-1980, e il comune aveva organizzato un convegno per valorizzare il parco, per renderlo accessibile ai cittadini, per dargli l'impronta di parco pubblico. E durante questo convegno ne sono uscite tante idee. E allora ne è uscito anche il fatto che è della provincia, quindi la provincia con il professor Buttarelli ha cominciato a pensare in maniera concreta e nessuno finora ha trovato una soluzione adeguata. E bisogna fare recupero di com'era, bisogna trasformarlo tutto in zone moderne da poter giocare e correre. Ecco, questo era da decidere. E sono stati fatti tanti studi, ricerche anche di volontari e dopo 20 anni finalmente la provincia ha deciso di fare qualcosa. E sono state fatte diverse proposte, tra le quali quella di dare davanti di rifare il parterre davanti al palazzo come era nel 1750. E allora siamo partiti con questo progetto e adesso stiamo lavorando per eseguirlo. La ricostruzione storica del giardino della Reggia di Colorno, affidata in appalto al CER, Consorzio Emiliano Romagnolo di Bologna, ha avuto inizio nel gennaio del 1999 ed ha comportato l'intervento di diverse ditte specializzate: la Zolesi di Parma per le opere murarie, la Foresta al Verde di Bologna per le opere a verde, la Rhein Green di Traversetero Parma per i giochi d'acqua e la Cooperativa Edile Appennino di Monghidoro Bologna. L'intero progetto ha visto un investimento pari ad 1.060.000.000. I lavori hanno interessato la parte alta del giardino prospiciente la reggia, della quale ha sempre costituito, con le aiuole e le decorazioni, il naturale proseguimento all'aperto delle stanze interne. Il progetto del dottor Ermenegildo Spagnolli era basato su planimetrie e disegni della prima metà del 1700 e prevedeva soprattutto opere di carattere naturalistico.
L'intento era di ottenere il massimo del bello, in modo armonico, utilizzando l'aspetto botanico delle soluzioni proposte nei secoli, riportando alla luce quello che doveva essere il giardino alla francese. Un problema da risolvere inizialmente era quello di capire che cosa doveva essere mantenuto e salvato da quello che si poteva o doveva rimuovere. Noi siamo partiti nel gennaio del 99 con la scarifica complessiva di tutta l'area, quindi la messa in quota del giardino rispetto all'utilizzo precedente, e successivamente abbiamo realizzato tutti gli drenaggi sotterranei per la raccolta delle acque superficiali e non. La ditta che ha realizzato le opere civili ha nel frattempo iniziato gli scavi e la costruzione delle vasche nuove, la ristrutturazione della vasca circolare che mantiene la filosofia preesistente, mentre invece le rettangolari sono nuove, quindi rispecchiano un po' la filosofia delle vasche probabilmente preesistenti nel passato, ma sono costruite ex novo. Diciamo che la cosa più difficile con la quale ci siamo dovuti confrontare sono le condizioni atmosferiche, nel senso che è un tipo di intervento che va realizzato con la stagione che consente appunto di intervenire in una zona particolarmente terrosa, e quindi sia la nevicata di febbraio che le ultime piogge hanno reso difficoltoso soprattutto l'ingresso nell'area e quindi l'esecuzione delle opere previste. Dopo l'abbattimento di alberi ammalati recenti, estranei al contesto storico, ed il livellamento di circa 24.000 metri di terreno mediante strumentazione laser, l'attenzione si è concentrata sui manufatti. La fontana tonda centrale non appariva originale, ma frutto di una ricostruzione dell'inizio del 1900, voluta dallo storico Glauco Lombardi, combinando insieme diversi elementi, alcuni dei quali del Settecento. La curata sabbiatura e ripulitura hanno messo sorprendentemente in luce l'utilizzo di materiali nobili, tra i quali il marmo rosso di Verona, granito e la presenza di fini decorazioni. Anche la vasca circolare è stata totalmente ripristinata nel perimetro e nel fondo, che è stato rialzato di quota, dotato di nuovi impianti idrici e di due pompe elettriche che complessivamente sviluppano la potenza di 11 kW. Particolarmente complessa è stata la ricostruzione di due grandi fontane e di quattro piccole vasche tonde che erano presenti nel giardino storico, ma che sono andate completamente perse. Ci troviamo qui a Colorno all'interno dell'area della Villa Ducale, dove noi stiamo eseguendo i lavori di costruzione delle fontane per riportare all'interno del parco dei vecchi giochi d'acqua o ovviamente in chiave moderna, però ristrutturando le fontane. Ne abbiamo due rettangolari, quattro tonde di piccole dimensioni che sono i lati delle due rettangolari, verrà ripristinato il lago finale, più è stata lasciata la vecchia fontana centrale. Ovviamente le fontane d'origine avevano degli zampilli dritti, perché non avendo né pompe né possibilità di avere grosse pressioni, in quanto tutto quanto veniva giocato soltanto su dislivelli. Oggigiorno, ovviamente con la tecnologia, con pompe, possiamo anche lavorare con altezze diverse, magari superiori di quelle che erano quelle dell'epoca. Però strutturalmente quello che era il movimento di gioco dell'acqua di allora è stato quasi, quasi mantenuto, variando ovviamente determinate soluzioni tecniche, ma ovviamente più moderne, senza nulla togliere alle capacità notevoli dell'epoca, in quanto pur avendo pochissimi mezzi riuscivano a fare cose notevoli, veramente belle, anche allora. La messa in opera è stata complessa, in modo particolare l'allestimento di tutta la rete di alimentazione e di raccolta delle acque, che ha richiesto il lavoro di personale altamente specializzato e l'impiego di centinaia di metri di tubi plastici di grande sezione. Contrario di quanto avveniva un tempo, oggi il circuito idraulico è a ricircolo in modo da eliminare ogni spreco di acqua. Si stima che nei periodi di massima siccità saranno necessari per tutto il giardino circa 40.000 litri di acqua al giorno. Per l'approvvigionamento di irrigazione di tutto il parterre sono stati ripristinati due pozzi fondi 35 metri già esistenti all'interno del parco. Due pompe sommerse da 2200 watts, di cui una collegata ad un'autoclave automatica, consentono di ottenere un prelievo di circa 120 litri di acqua al minuto.
Le fontane vantano un complesso sistema di regolazione elettronico ad inverter che è in grado di controllare la potenza dei getti seguendo sofisticati programmi temporizzati. Un'apposita centralina è in grado di modificare l'altezza raggiunta dagli zampilli anche in base alle variazioni delle condizioni climatiche di pioggia e vento. Complessivamente sono stati interrati oltre 3 km di cavo elettrico. Notevole è comunque stata tutta la fase edile che ha comportato l'impianto di un vero e proprio cantiere. Per riprodurre esattamente il perimetro ed i profili delle vasche, si sono dovute approntare precise strutture preposte al contenimento della rete elettrosaldata e del cemento. Il tutto è stato affrontato con la massima cura, disponendo più strati di materiale inerte al fine di ottenere grande solidità all'insieme ed un sicuro effetto estetico. La parte botanica, vero cuore vitale di tutto il giardino, prevedeva l'utilizzo di specifiche essenze di difficile reperibilità sul mercato fornite dalla ditta Mati di Pistoia. Il progetto, infatti, stabiliva la creazione di due berceau laterali lunghi 126 metri costituiti da 800 carpini piegati ad arco, una lunga siepe a semicerchio di 290 tassi per la delimitazione dell'orangerie, ben 18.000 piante di bosso disposte su doppia fila per il disegno geometrico delle aiuole e circa 20.000 piante di fiori tra cui begonie, iris, petunie e taceti. Siamo partiti e abbiamo già piantato quelli che sono i due berceau laterali. Berceau laterali che sono costituiti in questo modo. Tutta la struttura è tenuta da dei pali in abete trattato, sulle quali verranno montate delle centine tondeggianti per dare un andamento appunto curvilineo di questo berceau. Andamento che col tempo sarà poi dato dalle piante. Noi stiamo costruendo quella che adesso sarà la struttura portante. La struttura portante che dice appunto è formata da questi pali in abete con le centine, il tutto fissato sia in senso longitudinale che in senso ortogonale. Le aiuole sono quattro, sono simmetriche, sono costituite da un disegno fatto da Bosso. Tutti questi disegni in pratica vanno a ricostruire quello che è uno stemma e all'interno di tutti questi piccoli disegni ci saranno dei fiori, delle fioriture stagionali, mentre all'esterno ci sarà una copertura in ghiaino rosa. La ricostruzione di questi parterre è particolarmente difficoltosa in quanto abbiamo creato tutta una maglia di un metro per un metro di filo per ricostruire punto per punto l'andamento dello stemma.
perché in pratica è l'unico mezzo per andare a ricostruire quelle linee in cui da progetto in pratica. La presenza di un numero considerevole di piante ha reso necessari ulteriori scavi per l'introduzione dei dispositivi per l'irrigazione di tutta la vasta area. Apposite macchine hanno praticato trincee e ricavato buchi per i pozzetti e per i 60 irrigatori automatici a pioggia. In totale sono stati applicati ben 8 km di tubi per l'irrigazione goccia a goccia che doveva seguire sia i filari di piante dei Verso che tutto il contorno delle aiuole geometriche di Bosso. Il giardino, poco a poco, comincia ad assumere una nuova veste. La deposizione di ghiaietto in marmo bianco e rosso conferisce una sorprendente luminosità all'insieme e alla facciata della reggia. Per riportare tutto il parterre allo stato originale, si è dovuta ricreare l'Orangerie, l'anfiteatro degli agrumi, elevando la quota del terreno che si affaccia verso il laghetto. Nessun particolare è stato trascurato e persino la ricostruzione di 52 grandi vasi per il contenimento delle piante di agrumi è avvenuta a regola d'arte presso la ditta Archeo di Pistoia, in Toscana. Partendo da frammenti e cocci dei recipienti originali, rinvenuti nel corso degli anni, sono stati creati nelle dimensioni e nelle decorazioni, dai quali sono stati ricavati i manufatti definitivi. Per ricomporre l'effetto prospettico a cannocchiale visibile dalla scalinata della reggia, è stata piantata un'alberatura corridoio di 14 pioppi piramidali che idealmente congiunge il laghetto con la parte alta del giardino. Qui siamo nel parterre, che è stato la parte di parco che ci ha dato molto più lavoro, il resto poi si farà in futuro. E l'abbiamo fatto finalmente, sono messe a dimora le siepi di Bosso, e i tassi e tutte le fontane, sono stati fatti i due tunnel di Carpini. È stato un lavoro improbo. In Italia manca cultura del verde, manca totalmente, tutti parlano di verde, di ecologia, di ambiente, ma nessuno sa niente. Quindi quando devi ordinare 16.000 piante di bosco come queste qui, è un'università di paesaggistica, salvo Bologna che ha alcuni corsi, e un po' Torino, ma sono corsi, non è una laurea in paesaggistica, una laurea in scuola del giardinaggio, in formazione al giardino come sono in Austria, in Germania, e Francia, eccetera. Dall'alto la vista è spettacolare e consente di percepire l'armonia e la bellezza dei disegni naturali così come l'avevano immaginata e composta i progettisti all'inizio del Settecento. Il centro storico di Colorno e la campagna circostante con i suoi oratori brillano di una nuova luce che finalmente restituisce dignità ad un glorioso passato per troppi anni considerato irrimediabilmente perduto. Ma per conto mio è una delle prime ricostruzioni fatte come si deve, e fatte quasi
completamente, perché di vecchio c'era molto poco. Perciò io penso che dia lustro a Colorno, dia lustro al palazzo e poi sia un esempio per tutte le migliaia di giardini storici che ancora in Italia sono abbandonati o quasi e avremo bisogno di restauri ben precisi.